Sì, tutto ok, tutto bene. Perfetto. Ok. Va bene. Mai così storto. Bene, bene, bene. Dunque, ieri abbiamo visto i documenti per vedere cosa serviva. Abbiamo visto che tra le altre cose serve la patente. La patente ha però un periodo di validità. Periodo di validità che viene stabilito con partenza dalla data di quando viene rilasciata la patente. La patente viene rilasciata, vabbè, quando faccio l'esame di guida, chiaramente. Supero l'esame di guida, la patente che mi viene rilasciata a quella data lì. Quindi, se fosse ieri, ragazzi, sono stati promossi ieri, era il 9 novembre del 21, per 10 anni più quello che sono i mesi che gli mancano arrivare al compleanno. Cosa vuol dire? 9 novembre del 31, più altri, mettiamo che uno sia nato il mese di marzo, quindi fino a marzo non scadrà il 9 novembre, ma scadrà il 9 marzo del 32, perché la scadenza della patente viene accorpata a quella che è l'anno di nascita, in modo da quando scade uno se lo ricorda più facilmente, perché è la stessa data di nascita. Chissà se io farò ancora il rinnovo io della patente tra 10 anni. Boh, non lo so, magari no, sono già bello morto. Va bene. Detto questo, speriamo che si muova. Speriamo che si muova. Mannaggia, ecco qua. Quindi, la patente di guida è confermata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a seguito di accertamento di idoneità psicofisica svolta da un medico autorizzato. Cosa vuol dire? Dopo i 10 anni che mi hanno rilasciato la patente, io per rinnovare la mia patente devo fare una visita medica simile a quella che ho fatto quando ho fatto la domanda per il foglio rosa. Okay? Quindi mi controllano vista e udito. A meno che essi non nel frattempo delle patologie per cui non è più sufficiente quella visita, allora in quel caso lì mi manderanno in commissione medica dove fanno delle visite più accurate. Ma se ho mantenuto sempre lo stato fisico uguale, non dovrebbero esserci problemi. Quindi, tra accertamento, ho lo scopo di confermare se il titolare della stessa ancora in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. La scadenza delle patenti A, B, B e BS coincide con il giorno del compleanno del titolare, quindi sarà la stessa giorno e mese del compleanno più quelli che sono i 10 anni. Ricordiamoci che non si può circolare con la patente scaduta. Allora, le scadenze per le patenti sono fino a 50 anni, 10 anni, quindi da quando la piglio 20 anni devo praticamente fare 3 rinnovi, a 30, a 40 e a 50. Dopo i 50 anni e fino a 70 anni si riducono a 5 anni perché d'altronde uno perde un pochettino il meglio della sua prestanza fisica e quindi riducono i tempi tra una visita e l'altra, quindi non solamente 5 anni, non solamente 10 anni, ma 5 anni. Dai 70 anni fino a 80 anni ogni 3 anni, oltre 80 anni ogni 2 anni, quindi non c'è un limite massimo per guidare. Io posso arrivare anche a 20 anni, essere ancora in buone condizioni fisiche, magari la visita medica me la faranno non direttamente qua, ma dopo in commissione medica. Comunque, se ritiene il medico che io abbia ancora le caratteristiche specifiche per poter guidare in sicurezza, chiaramente mi conferma la validità. Io ho delle persone oltre 80 anni, gliel'hanno confermata con dei paletti, nel senso che magari c'è quello che non può guidare di notte, può solamente guidare di giorno. Un altro che può rimanere solo a Torino, non può andare fuori Torino. Un altro invece che deve, non può trasportare nessuno sull'auto. Un altro che non può andare in autostrada. Quindi, a seconda delle patologie che hanno, possono rinnovartela con chiaramente dei limiti. Quindi viene messo sulla patente quelli che sono i limiti che hanno decretato a livello di commissione medica per poter continuare a guidare.
Pertanto, un quiz flash che troviamo con la patente di guida scaduta di validità è possibile comunque continuare a guidare per un tempo massimo di 3 giorni? No. La patente mi scade oggi, 10 novembre 2021, fino alle ore mezzanotte, fino a 24, la mia patente è valida. Alle 24 un minuto è scaduto perché siamo già al giorno dopo. Quindi la patente scade il giorno che c'è scritto sulla patente stessa, fino alla mezzanotte. Poi, la patente di guida BS, BS sono i speciali, persone che hanno già delle invalidità, che magari sono sulla sedia a rotelle o qualsiasi invalidità, per cui non gli viene rilasciata una patente normale. S sta per speciale. La validità serve di essere indicazione della commissione medica locale. Cosa mi cambia? Mi cambia solo la prima, perché la prima da noi fino a 50 anni e 10 anni, da noi, scusate, la B normale fino a 10 anni. Invece questo qui fino a 70 anni già da subito sono 5 anni. Per il resto sono uguali, 80, 70, 70, 83 anni, come era prima questo qua, e oltre gli 80 anni, 2 anni. Quindi cambia solo il primo periodo, che arriva direttamente a 70 anni con l'obbligo di fare la visita ogni 5 anni. Poi la patente di guida è confermata a seguito di esito favorevole della prova tecnica di guida, esame di guida periodica. Falso, perché la visita medica che mi faranno sarà solo una visita medica, non mi fanno un altro esame se io non sono andato in revisione. Quindi la visita di controllo è solo una visita effettivamente medica, non mi fanno un ulteriore esame di guida. L'esame che supero quando piglio la patente, per tutta la vita sono a posto. Poi la patente di guida di categoria B è confermata dal prefetto a seguito della visita di accertamento dei requisiti morali, anche questo è falso. Abbiamo detto che è confermata dal medico della scuola guida, ok? Quindi un medico legale, non c'entra niente il prefetto. Ok. Luis. Sarebbe il BS, no? Ho capito la risposta. La BS. Sì, è vero. Fai questa. Ma... 5 anni. Sì. Okay. Faccio anche questa. Sì, fai questa. Ma visto che l'altra l'ho data io. Vero. Ok. Ahimè. Falso. Perché possiamo andare fino in eterno, eh? Ipter. Vero. Falso. Non fino a 50 anni, ogni 10 anni. Ok. Ok. Federico. Guarda che devi già ricordare la memoria, eh? Non sei Federico, te? No. Ah, sì. Mattia, porca miseria. Mattia. Mattia. Me lo scrivo, va che così non mi sbaglio. Mattia. Ok. Nicola. Ok, Sara. Ok, di nuovo un altro giro, va, visto che qui sono tante le domande, lo facciamo un paio di volte questo, dai. Ipter.
BE è la patente B con il rimorchio, che poi vedremo. Comunque ha la stessa funzione delle altre, non cambia niente. Falso. A chi non ha superato i 50 di anni, sì, perché chi non ha superato è ogni 10 anni, benissimo. Ahimè. La BE bisogna fare un altro esame, sì. Poi lo vediamo. Falso. Falso, bene, perché 10. Luis? No. Falso, sì. No, 8 anni, falso. Sì, sì, comunque sono 10. Adesso la prova di 8 anni. Luis? Falso. Ok, perché non deve fare due visite. Nicolo? Ok, Mattia. Perfetto. E Sara. Chi non ha superato 50 anni di età, 10 anni. 5 anni quando ha superato i 50 anni. Va bene, dai, adesso è inutile effettivamente farne perché non avete ancora, cioè avete solo visto, non avete ancora chiaramente memorizzato, per cui è inutile continuare a farne e andiamo avanti. Ok, provvedimenti. Provvedimenti cosa sono? Tutte quelle situazioni per cui ho commesso delle infrazioni più o meno gravi che comporta appunto o il ritiro o la sospensione o la revisione o la revoca della patente. Quindi sono 4 i provvedimenti che mi possono capitare. Il ritiro della patente, che me la ritirano e poi me la danno poi successivamente, potrebbe essere subito, adesso vediamo in base a che cosa me l'hanno ritirata. Poi la sospensione della patente, che me la sospendono per un dato periodo perché sono delle infrazioni più gravi. La revisione della patente, che mi impongono di andare a fare di nuovo gli esami di teoria di guida. O la revoca, che in quel caso lì me la possono revocare per tot anni, può arrivare fino a 30 anni la revoca. Se c'è un omicidio stradale con dei morti sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcol, può arrivare fino a 30 anni. Praticamente uno non la piglia poi più. Comunque, iniziamo dai quelli più semplici. Allora, abbiamo detto il più semplice è il ritiro. Quindi, immediatamente ritirata, quindi il poliziotto mi ferma, mi ritira subito la patente, durante la circolazione se il conducente non sistema correttamente il carico mi ha disposto, dopo il mito degli organi di polizia. Sistemo il mio carico, lo metto in modo che non ci sia più pericolo che mi cada, che lo perda o meno, e mi viene immediatamente restituita la patente. È chiaro, attenzione, che il ritiro è sempre un accessorio, perché la prima cosa mi danno la multa, la multa me la danno sempre in ogni caso. Tutti i provvedimenti sono degli accessori in più a seconda della gravità, quindi la multa mi viene data. Poi la patente in questo caso mi viene ritirata, mi metterò da parte, sistemo bene o male il mio carico, una volta che il poliziotto ritiene che il mio carico sia a posto, mi ridà la patente e posso continuare il viaggio. Poi un altro caso in cui viene ritirata immediatamente, durante la circolazione, quando il conducente obbligato a sostenere un esame di revisione non si è sottoposto ai termini prescritti.
Allora, esame di revisione lo vediamo poi successivamente, quando io ho commesso, ad esempio, un motivo per cui posso farmi fare l'esame di revisione è perché io sono arrivato a 0 punti. Sappiamo, comunque sapremo, poi dopo lo vediamo, che abbiamo un capitale di 20 punti, a seconda dell'inflazione me ne tolgono più o meno, se arrivo a 0 punti che non ne ho più, devo fare l'esame di revisione, che sarebbe l'esame di teoria e l'esame di guida. Non mi sottopongo all'esame di revisione perché ho 30 giorni di tempo da quando mi arriva il provvedimento a casa. È la prima volta che mi ferma la gente per il controllo, la mia patente viene ritirata e me la daranno quando io andrò a fare l'esame di revisione e risulterò idoneo all'esame di revisione. Poi, altro caso, la patente viene immediatamente ritirata durante la circolazione se a seguito di incidenti stradali sono derivate lesioni a persone. Quindi, se c'è un incidente dove per qualsiasi motivo viene chiamata l'ambulanza e l'infortunato, che sia un pedone, un motociclista o chi per esso, viene portato via, intervengono i vigili di polizia. Però il poliziotto che ci ritira la patente non ha idea della gravità, perché potrebbe essere morto come potrebbe essere solo un braccio rotto. Quindi, a seconda della gravità, poi sarò io che ho causato l'incidente che mi devo interessare effettivamente le condizioni di questo. Se questo qui ha un braccio rotto, che praticamente gli hanno dato 3 giorni di convalescenza, ritorno con l'esito della visita medica o comunque quello che ha lasciato il pronto soccorso e mi ridanno la patente. Se invece chiaramente ha una situazione più lunga di 40 giorni in ospedale continui, in quel caso lì la mia patente c'è la sospensione. Comunque, anche qui dipende appunto dalla gravità con cui il ferito è stato ricoverato in ospedale. Poi la patente viene immediatamente ritirata durante la circolazione se il conducente guida con patente scaduta di validità. Quindi sono passati i primi 10 anni, mi sono dimenticato di andare a fare la visita medica di rinnovo, mi fermano, sto circolando con la patente scaduta, in questo caso mi viene ritirata. Sempre, prima la sanzione c'è sempre, ricordiamoci che quella ci sarà sempre. E mi viene restituita il giorno dopo, 2 giorni, quando io vado a fare questa medica e gli porto a vedere l'esito che è positivo, che posso continuare a guidare, a quel punto mi viene ridata la patente subito. Poi ritiro più sospensione e qui andiamo in situazione più grave, perché non è solamente una cosa momentanea, quindi che si risolve in poco periodo, ma interviene perché il ritiro, abbiamo visto, lo fa la polizia o i vigili o i carabinieri o chi per esso, e bene o male viene restituita in pochi giorni. La sospensione invece è un periodo decisamente più lungo, che va da un minimo di 1 mese a 30 anni, abbiamo anche detto, e in questo caso interviene il giudice, se c'è una causa in tribunale, interviene o la motorizzazione o interviene anche il prefetto. Quindi la sospensione varia anche qui a seconda della gravità dell'incidente che ho commesso o dell'infrazione. Quindi la sospensione della patente è una sanzione accessoria, quindi accessoria vuol dire che la prima è sempre la sanzione amministrativa, questo è un accessorio, che deriva dalla violazione di alcuni articoli del codice della strada. Durante il periodo di sospensione della patente, il titolare della stessa non può guidare. Attenzione, ma non è che non posso guidare solo le auto, non posso guidare proprio niente, neanche i motorini. Ecco, l'unica cosa che posso guidare sono i monopattini, che non serve per guidare, non serve niente, il monopattino o la bicicletta. Ma già un ciclomotore non lo posso guidare perché per il ciclomotore ho bisogno della patente. Poi, primo caso, adesso ci fanno vedere quelli più eclatanti per cui viene sospesa la patente. Quindi la patente viene sospesa in caso di guida in stato di ebbrezza. Ricordiamoci che voi come neopatentati per i primi 3 anni non potete essere alla guida sotto effetto di neanche di uno shortino piccolino, di uno spritz, ok? Proprio tolleranza 0, ma neanche una birra, quindi per i primi 3 anni. Potete bere finché volete quando non siete alla guida, potete, mentre quando siete alla guida invece 0 assoluto. Poi, altro caso, la sospensione della patente è disposta quando il conducente rifiuta di sottoporsi accettamento sullo stato di ebbrezza. In questo caso, anche qui, non voglio, conviene sempre sottoporsi, perché non mi voglio sottoporre, per caso lì vado in revoca poi di patente, viene sospesa e poi viene revocata, perché è come se io dichiarassi che ho raggiunto il massimo, perché anche lì il tasso alcolemico varia da 0, poi c'è fino a 10 grammi per litro, comunque ci sono varie fasi,
per cui la patente viene sospesa per un tot di periodo. Se io non mi rifiuto, loro considerano che io ho rifiutato perché ero completamente fatto, per cui ritengono che sia il massimo, quindi in quel caso lì c'è il rischio della revoca, più visita di controllo, un pasticcio. Si entra in un ginepraio che non finisce più. Lo stesso discorso vale sotto l'effetto dei stupefacenti. Attenzione, qui non fa distinzione, mentre per l'alcol fa distinzione per quanto riguarda la quantità, quindi 5 grammi, 10 grammi, 150 grammi per litro. Stupefacenti non fa distinzione. Che io mi sia fatto uno spinello, che mi sia fatto una dose di eroina, che mi sia fatto una sniffata di cocaina, per loro la stessa validità. Quindi viene immediatamente sospesa anche in questo caso. Poi la sospensione della patente può essere disposta in caso di perdita temporanea dei requisiti fisici e psichici richiesti. O un incidente, ma anche solo mi rompo una gamba cadendo dalla bicicletta, è chiaro che non posso guidare. Quindi per quel periodo lì, se mi beccano che io guido con una gamba rotta, mi viene sospesa la patente finché non dimostro appunto di aver riacquistato le capacità. O qualsiasi cosa, un braccio rotto, non posso guidare con un braccio al collo. Il collare che non mi impedisce di girare, tutte quelle situazioni per cui è evidente che ho un malessere che non mi preclude quello che è una guida sicura. Altro caso, la sospensione della patente può essere disposta nei confronti di chi abbia falsificato, contraffatto i documenti relativi all'assicurazione del veicolo. Qui oltre alla sospensione andiamo anche nel penale, quindi non ci sarà solamente più la sospensione, ma ci sarà un processo, perché è un reato che rientra nella frode allo Stato. Altro caso, la sospensione della patente è disposta quando il conducente circola abusivamente con un veicolo sottoposto a sequestro. Attenzione, sottoposto a sequestro potrebbe essere, ad esempio, io ne ho patentato che dovrei guidare dei veicoli che hanno un limite di potenza massimo che è 70 kW e 55 kW per tonnellata. Guido un veicolo, è di mia proprietà, però deve essere di mia proprietà. Comunque, che è una potenza superiore, in quel caso lì il veicolo viene posto sotto sequestro per 3 mesi. Altri casi in cui può capitare il sequestro del veicolo, se io per ad esempio non pago, è capitato ai miei clienti, non pagavano la tassa dell'immondizia, non per un anno, 2 anni, dopo 5 anni mi sembra, che non la continuano a pagare, allora in quel caso lì gli è arrivata la comunicazione di sequestro amministrativo del veicolo. Quindi viene fatta, non è che me lo portano via, il veicolo rimane sempre a me, non posso più circolare perché viene fatta comunicazione alla polizia, alla motorizzazione, al PRA, che il mio veicolo è posto sotto sequestro amministrativo. Di conseguenza, finché non vado a pagare tutte le tasse, le multe che ho preso, anche le multe, se io non pago le multe per un certo periodo, anche lì mi bloccano la mia auto. Non posso circolare. Se io circolo con la patente, con il veicolo sotto sequestro, la mia patente viene revocata. Poi, la sospensione della patente disposta quando il conducente fugge senza prestare soccorso alla persona investita, reato e omissione di soccorso, e qui andiamo anche nel penale. Quindi, oltre alla sospensione, ci sarà il procedimento penale e anche qui poi rischiamo la revoca. Altro caso, la sospensione della patente è disposta quando si superano di oltre i 40 km/h il massimo di velocità imposto dal codice della strada. Quindi anche qui ci sono varie tranche. Se io supero solo di 10 km, ci sono una sanzione amministrativa. 30 euro, 40 euro, non mi ricordo più. Se lo supero da 10 fino a 40, c'ho anche qui una sospensione, no, c'ho la sanzione amministrativa. E ciò più alta e beh no la multa più alta sì oltre 40 invece c'è la sospensione mi sembra per un mese più sempre la multa più alta arriviamo anche fino a più di 1.000 euro di multa. Poi altro caso la sospensione della patente disposta quando si circola in autostrada sulla corsia di emergenza in caso non prevista dal codice della strada qua addirittura mi sembra che arrivi anche addirittura fino a 3 mesi di sospensione della patente più quello che è anche qui la sanzione amministrativa. Ancora, ecco qua, questo qui è quello che vi interessa a voi. La sospensione della patente disposta quando il neopatentato circola senza rispettare le limitazioni sui veicoli e sulla velocità. 3 mesi di sospensione, oltre a multa che va da un minimo di 800 euro a massimo di 3.600, non mi ricordo più, nel caso che non sia la prima volta ma sia già la seconda o la terza,
La sospensione per voi è di 3 mesi per come neopatentati. Quindi i limiti sono questi. Limitazione al primo anno di guida per quanto riguarda la potenza sono 55 kW per tonnellata in rapporto peso-potenza e 70 kW in rapporto di potenza massimo assoluto. Okay? Mentre il limite di velocità per 3 anni in questo caso è 100 in autostrada e 90 sulle strade estrurbane, tutte urbane, estrurbane secondarie e principali. Poi, revisione, siamo già in una situazione più grave perché devo rifare gli esami, sia di teoria che di guida o gli esami medici. Quindi la revisione della patente di guida può essere disposta dalla motorizzazione o dal prefetto stesso. La revisione della patente di guida può essere disposta a seguito di guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti. Quindi abbiamo detto, il poliziotto me la ritira, fa il verbale e a quel punto la mia patente viene ritenuta dalla polizia. Il verbale chiaramente va in prefettura, è il prefetto che poi decide se la prima volta magari mi dà solo un periodo di 3 mesi, un anno, non lo so. O comunque poi sono sottoposto, attenzione, per riavere la patente nei termini dei 10 anni devo fare, finito il periodo di sospensione, quello che è 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, devo fare delle visite di controllo presso la commissione medica, dove risulta che io non sono un bevitore abituale. Perché se vado a fare la visita medica e risulta che io anche lì ho 0,1 grammo di sangue, quindi risulta un po' di alcol nel sangue, la mia sospensione continua. Quindi deve risultare che io vado alla visita deve essere 0, ma a quel punto lì non me la rinnovano subito per 10 anni, magari me la rinnovano solo per 3 mesi. Dopo 3 mesi devo fare di nuovo il controllo. Passano altri 3 mesi, magari me la rinnovano per 6 mesi. Prima di ritornare 10 anni, minimo passa un anno, completamente con tutte queste visite che devo rifare. Che attenzione, queste visite poi non è che mi fanno solo la visita dell'esame del sangue, ma dicono, no, mentre siamo qui facciamogli anche l'esame del capello per vedere se uno usa sostanze stupefacenti. E queste visite sono più o meno, mi sembra, sui 400 euro. Cioè questi esami, sono esami proprio del sangue e del capello, vengono a costare 400 euro. Che ripaga chiaramente coloro che devono sottoporsi alla visita, non è che per fare il lavoro. Poi, revisione. Allora, revisione in cosa consiste? Abbiamo detto l'esame di teoria e l'esame di guida. La revisione della patente di guida può essere disposta a seguito di incidenti stradali che ha provocato lesioni gravi. Lesioni gravi, abbiamo detto, dopo, parte la morte o invalidità permanente, o se no comunque una prognosi di 40 giorni continui. Abbiamo detto, quindi, la patente in caso di incidente dove sono i feriti viene ritirata subito. Poi, se siamo inferiori ai 40 giorni, mi viene ridata alla fine della prognosi che, cui è stata data. Altrimenti, se è superiore, devo fare l'esame di revisione. Poi, la revisione della patente di guida può essere disposta quando sorgono dei dubbi che il conducente sia ancora in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, per cui magari mi fanno fare una visita medica, o comunque anche per droga o alcol mi fanno fare una visita medica. Quindi è una revisione in questo caso medico. Oppure la revisione della patente di guida è disposta a seguito dell'azzeramento dei punti. In questo caso non è una visita medica, ma l'esame di teoria e l'esame di guida. Con il vantaggio che l'esame di teoria non sono 40 domande, ma sono 30. Però non è come in questo periodo, perché adesso non superate l'esame di teoria. Adesso che hanno provato oggi, hanno provato il nuovo decreto, c'è la possibilità di rifarlo 3 volte, sia l'esame di teoria che l'esame di guida. Mentre prima era solo 2, adesso l'hanno allungato 3 volte. E invece l'esame di revisione, una volta che io non supero l'esame di revisione, anche se più corto, la prima volta la mia patente viene revocata. Supero l'esame di revisione dopo qualche giorno, così mi chiamano per fare l'esame di guida. Revoca, che è la cosa più brutta che ci può capitare. Allora, la revoca della patente di guida viene disposta quando il titolare è sottoposto all'esame di revisione, patente, non risulti più idoneo. Quindi vado a fare l'esame di revisione, non supero l'esame di revisione, la mia patente viene revocata. Cosa vuol dire? Che viene tagliata, strac, e non esiste più. Devo iniziare tutto da capo. Quindi tutto da capo cosa vuol dire? Visita medica, foglio rosa, esame di teoria, esame di guida, e tutto quello che comporta quello che state facendo adesso. Che non è detto, attenzione, che me non lo facciano fare subito. Magari mi fanno passare 2, 3, 4, 5, 6 mesi. Poi, la revoca della patente di guida viene disposta quando il titolare ha
perso prendermente i requisiti fisici e psichici prescritti, va bene, 120 anni, allora a quei periodi ritengono che non sono più in grado di guidare, quindi la mia patente mi viene revocata, non potrò più guidare. Oppure della patente di guida viene disposta la revoca quando il titolare ha perso i requisiti morali. Chiaro, sono in carcere, a parte che sono in carcere non posso guidare. Comunque mi vengono ritirati tutti quelli che sono gli effetti civili, quindi non posso più andare a votare, non posso più avere una società, non posso più avere una partita IVA, di conseguenza non posso più avere la mia patente, anche lì, per il tempo previsto, per quanto sono in galera o quant'altro. La revoca della patente di guida viene disposta quando il titolare circola, nonostante la sospensione della patente. Abbiamo detto, me la sospendono perché i casi precedenti, perché ad esempio non ho pagato le multe. In quel caso io continuo a circolare nonostante il periodo di sospensione. Ricordiamoci che ho detto, periodo di sospensione non posso guidare più nessun veicolo motore. Quindi anche se guido un motorino, un veicolo motore mi fermano, vedono che mi chiede i documenti, io non ce l'ho perché è sospesa, e a quel punto lì la mia patente viene revocata. Oppure la revoca della patente di guida viene disposta quando il conducente in autostrada inverte il senso di marcia o percorre la carreggiata contro mano. Vabbè, questo è un suicidio-omicidio, andare contro mano in autostrada o fare l'inversione di marcia dove c'è lo spazio di traffico. Vediamoci che lo spazio di traffico c'è per permettere ai mezzi di soccorso di andare da una parte all'altra, per non evitare di fare tutto il giro. Normalmente lo spazio di traffico è sempre vicino a dei viadotti con delle telecamere, per cui anche se nell'immediato penso di fare a franca perché non c'è nessun vigile, nessun poliziotto, niente, mi beccheranno perché le telecamere sono tutte presidiate, quindi mi vedono, vedono il numero di targa, perché mentre giro la targa si vede e mi vengono a beccare lo stesso. Poi la revoca della patente di guida viene disposta quando la patente stessa viene sostituita con altre rilasciate da uno Stato estero. Questo più che altro sono per i residenti all'estero, cioè che vengono qui in Italia, che ne so, nei paesi, adesso della Francia no, perché la patente francese è una patente europea, per cui tutti gli stati, i cittadini dei paesi europei possono circolare tranquillamente con la patente del proprio paese. Ma se fosse una patente dell'India, per cui non è riconosciuta la patente indiana qui in Italia, il signore indiano che deve fare l'esame di guida, chiaramente, superare l'esame di guida, a questo punto qui la patente sua indiana viene revocata perché gli viene rilasciata una patente nuova. Lo stesso discorso vale per, ad esempio, l'italiano in America, ok? Definizione falsa che troviamo. La patente di guida viene immediatamente ritirata durante la circolazione quando il conducente trasporta un passeggero in stato di ebbrezza. No, quando io sono in stato di ebbrezza che guido, il passeggero può essere anche sbrondo come una spugna che non comporta. Magari mi fanno anche a me l'alcol test, però se io sono a posto non mi revocano la patente. O ritira anche. La patente di guida viene immediatamente ritirata durante la circolazione quando il conducente circola in Italia con la patente rilasciata da uno Stato estero in cui è residente. Allora, abbiamo parlato di stranieri, però io intendevo stranieri in Italia che hanno preso la residenza in Italia, hanno la carta d'identità e hanno un permesso di soggiorno. Ma se io sono per il turismo, non è che mi ritirano la patente, anche se faccio qualche infrazione. Mi daranno una multa, però non mi viene ritirata la patente, se non sono residente. La patente di guida viene immediatamente ritirata durante la circolazione se si circola con pneumatici di dimensioni diverse da quelle riportate alla carta di circolazione? No. Anche qui mi daranno una sanzione senz'altro, mi possono ritirare la carta di circolazione in questo caso e mandarmi a fare una revisione del veicolo con i pneumatici adatti, ma non mi ritirano la patente. La revisione della patente di guida può essere disposta quando il titolare circola con la revisione del veicolo scaduta da oltre un anno? No. Anche qui sanzione amministrativa. Mi ritirano anche qui la carta di circolazione. Allora, le sanzioni che riguardano l'auto non compromettono il ritiro o la revoca della patente. Le sanzioni invece che prevedono il ritiro, la revisione, quello che abbiamo visto, è perché ho commesso delle infrazioni io personali. Non è un guasto o un'anomalia del veicolo. Tutto quello che riguarda i veicoli, pneumatici, revisione scaduta, mi ritirano la carta di circolazione. Poi la revoca della patente può essere disposta quando il conducente perde temporaneamente i requisiti fisici? No, se li perdo temporaneamente perché c'è un braccio al collo rotto, viene ritirata per quel periodo, sospesa per quel periodo, ma non revocata.
Ricordiamoci che la revoca è quella che me la tagliano completamente e la buttano via. La revoca della patente può essere disposta quando il conducente guida senza lenti correttive quando prescritte. No, anche qui, se c'ho l'obbligo delle lenti, sanzione amministrativa, mi possono eventualmente ritirare la patente finché non dimostri avere gli occhiali o cosa, ma non viene revocata, perché la revoca, ripeto, me la tagliano e finisce tutto. La revoca della patente di guida può essere disposta dagli organi di polizia. No, gli organi di polizia mi fanno il ritiro solo, basta. Non possono fare né la sospensione, né la revoca, né la revisione. La polizia mi ritira la patente, eventualmente me la dà nel giro di poco tempo, 2 o 3 giorni, se dimostro di avere i requisiti o cosa, ma non può revocare la patente, non può sospenderla e non può fare la revisione. La revoca della patente può essere disposta quando il conducente guida un veicolo intestato da un'altra persona senza avere poi la dichiarazione scritta. No, anche qui io posso guidare l'auto di un mio amico, di un papà, di quello che è, non mi viene revocata la patente. L'unica cosa, se io guido un veicolo di una società, in quel caso sì, devo dimostrare di avere un'autorizzazione per guidare un veicolo di una società o la busta paga, ad esempio. Sulla busta paga c'è scritto che io lavoro questo per la società, per cui comunque a livello di veicoli societari, a livello di veicoli tra privati non comporta nessun controllo. Ok. Nicola. Anche qui ne facciamo poche, perché dovete avere ancora studiare questo. Vero, allora, l'esame di revisione è quello che devo fare, l'esame di teoria dell'esame di guida. Non lo supero, viene revocata la mia patente. Ok, Sara. Sì. Mattia. Sì, circolo su un'autostrada senza prescrivere la documentazione, massimo mi possono ritirare il libretto, ma non la revisione della patente. Ok. Ipter. Beh, non te l'ho detto questo. Allora, in questo caso qui, non viene predisposta la revisione, viene predisposta la sospensione della patente, non la revisione, ma solamente la revisione. Infatti, questa sarà falsa. Falso. Questa qui, Ipter. Falso. Sì, perfetto. Ahimè. L'abbiamo visto, eh? So che abbiamo visto tante cose, se te lo ricordi, ma se no... Sì, abbiamo superato 20, sì, vero? No, non è 20, è 40. Era 40, 40. 20 mi danno solo la multa. Sì. Luis? Luis, tutte le volte... Cosa vuoi dire di decurtazione? Che mi tolgono i punti. Io ho 20 punti, ma non perché, che ne so, lascio il veicolo sulle strisce pedonali, che vuol dire che mi tolgono un punto. Non è che tutte le volte che mi tolgono un punto, 2 punti, mi fanno la revisione della patente. Eh? La revisione della patente me la fanno solamente quando arrivo a 0 punti, che ho preso tutti quanti. Falso allora. Ok,
Non continuo perché, ripeto, adesso sarebbe inutile, sarebbe come sparare sulla Croce Rossa, perché non avete ancora avuto modo di studiare, quindi tirate a indovinare, ok? Quindi non continuo a fare domande per adesso, poi magari vi esercitate un pochettino a casa, che vediamo, poi io ve le mando anche. Allora, punteggio della patente, così lo vediamo e vediamo un attimino cosa comporta il punteggio della nostra patente. Ah, poi vi mando anche uno schemino di quello che è stato approvato, il nuovo codice della strada. Non avete ancora la patente, ma tanto voi rientrate già in questa categoria qui del nuovo codice della strada. Quindi, non per quanto riguarda i quiz, perché se ci sono dei quiz non sono ancora stati, anche se il codice della strada è cambiato, i quiz sono ancora, non sono ancora, l'hanno toccati. Prima che ricambiano ci passerà un anno. Quindi per adesso rispondiamo ancora con quello che impariamo adesso. Quindi ve lo mando così a livello di curiosità, perché ad esempio sono aumentate le sanzioni e sono aumentate anche la decurtazione di punti per chi lascia il veicolo su un posto riservato agli invalidi. Prima era 2 punti e la multa non ricordo quanto era, adesso addirittura 6 punti e la multa è triplicata. Sono variate le condizioni che guidare in monopattino solo guidate. In monopattino, ad esempio, potevate guidare solamente sulle strade urbane e la velocità massima 25, adesso hanno abbassato la velocità a 20 km orari, però potete guidare anche sulle strade extraurbane. Potete, il monopattino deve essere dotato di indicatore di direzione, quindi frecce e di stop. Deve essere assicurato se lo noleggiate. Comunque, vabbè, c'è un po' di roba, è inutile che ve le dico. Andiamo avanti qua. Ogni patente di guida ha un'attribuzione iniziale di 20 punti. Attribuzione iniziale di 20 punti, cosa vuol dire? Che ho 20 punti, ok? 20 punti, quando mi viene data la mia patente, ho il mio capitale iniziale di 20 punti. Il punteggio sulla patente diminuisce quando si commette una particolare infrazione al codice della strada. Variano anche lì, secondo l'infrazione. Ho detto, su stare sulle strisce pedonali è un punto, è quella più bassa. Arrivare fino a guida stato di ebbrezza, che sono 10 punti, che è quella massima, ok? Poi, se si commettono contemporaneamente più violazioni che comportano perdita di punti sulla patente, ne potranno decurtare al massimo 15, salvo che si tratti di un'infrazione che comporta la sospensione. Cosa vuol dire questo? Allora, guida in stato di ebbrezza, ad esempio, sono solamente 10 punti, però già la guida in stato di ebbrezza per il suo conto comporta la sospensione, quindi me la tolgo. Ma se, ad esempio, io guido con la patente scaduta di validità, che sono 5 punti. Mentre guido con la patente scaduta, non ho la cintura di sicurezza, che sono altri 5 punti, e siamo a 10. Passo col semaforo rosso, che sono altri 6 punti, andremo a 16. In questo caso, avevamo detto 5, no, 5, 10, 13, beh, 16, 17. Comunque, mettiamo che io arrivi a sommare una 15, 16, ma anche 20 punti, al massimo me ne possono togliere 15 sulla stessa infrazione. Teniamo conto che come neopatentati per 3 anni il punteggio viene raddoppiato a voi. Quindi l'infrazione, ad esempio, il semaforo rosso, che normalmente è 6 punti, a voi scatta 12. Quindi per i titolari di patente che per almeno 2 anni hanno mantenuto 20 punti è previsto l'accreditamento di 2 punti fino a raggiungere il tetto massimo complessivo di 30 punti. Quindi ogni 2 anni, se io non commetto delle infrazioni per cui vengono decurtati i punti, quindi dopo 2 anni arrivo a 22, dopo 2 altri a 24, fino ad arrivare a 30 punti. 30 punti è il punteggio massimo che posso arrivare. Quindi se non commetto nessuna infrazione, il mio punteggio aumenta. Se commetto l'infrazione, il mio punteggio diminuisce fino ad arrivare a 0. In quel caso lì devo fare l'esame di revisione. Poi la frequenza di un apposito corso consente ai titolari di patenti A e B di recuperare 6 punti arrivando ad un massimo di 20 punti. Se io mi accorgo di essere già a 10 punti e magari so che ho preso una multa, perché le multe, io finché non pago la multa, io ho 60 giorni di tempo per pagare la multa. Finché non la pago, non mi tolgono i punti, perché se io pago subito la multa, allora accetto quello che è il verbale e di conseguenza mi tolgono i punti subito. Ma se io ritengo che o comunque non la voglio pagare subito, perché so che se io pagando quella multa arrivo a 0 punti, ho 60 giorni di tempo per andare a pagare. Nel frattempo posso fare un corso recupero punti e recupero 6 punti.
Poi se ha perso punti con due anni senza infrazioni, che comportano la decurtazione, tornerà a 20 punti. Se però io sono già a 5 punti, ma da quando mi accorgo che ho 5 punti, cioè dall'ultimo verbale che mi hanno dato, che mi hanno ridotto i miei punti a 5 punti, per due anni sto bravo, faccio attenzione, non commetto nessuna infrazione, automaticamente ritorno a 20 punti. Però non devo fare proprio nessuna infrazione. Poi, ecco qua, le violazioni che comportano l'accumulazione dei punti commessi entro i primi tre anni dal rilascio della patente di categoria B sono sanzionati con il doppio dei punti previsti. Quindi limitazione primo anno di guida sono queste qui, velocità e cosa, e i punti per tre anni sono doppi. Poi il conducente che ha esaurito la sua dotazione di punti sulla patente dovrà sottoporsi all'esame di revisione della stessa. Quindi devo fare di nuovo l'esame di teoria e l'esame di guida. Attenzione! Allora, superamento, ecco qui ci sono, superamento limite, fino a 10 km orari, quindi 5 km, se, ad esempio, c'è il limite di 50, vado a 55 km orari, non mi danno niente perché c'è un 5% di tolleranza, quindi non mi danno nessuna multa, non mi danno nessuna sanzione. Poi supero tra 10 e 40 km orari, mi tolgono 3 punti, la sanzione sarà più alta, perché mentre la prima sono 40 euro più o meno, qua sarà già sui 150 euro e mi tolgono 3 punti. Oltre i 40 km orari ci abbiamo il ritiro e la sospensione della patente e la multa che può arrivare anche, se, anche lì. Varia secondo se di giorno, se di notte, neopatentati, non patentati, varia anche qui la sanzione amministrativa che può arrivare anche più di 1000 euro. Poi, mancato rispetto delle norme relative alla norma del sorpasso comporta una perdita di punti sulla patente. Adesso non so quanto, perché qui non ce lo dice. Sorpassare dove c'è la linea continua. Sappiamo che la linea continua non possiamo assolutamente fare il sorpasso. Potrebbe essere quello, sorpassare in curva, sorpassare in galleria, tutte quelle situazioni dove è stato il sorpasso. Poi, l'uso del cellulare senza auricolare o viva voce durante la guida comporta una perdita di punti sulla patente. Il codice nuovo anche qui è aumentato, non solamente più l'uso del cellulare, ma dei tablet, di tutte quelle cose che possono essere utilizzate, che possono registrare la guida. Quindi non solamente il cellulare, ma tablet o altre apparecchiature. Quindi è consentito solamente in viva voce. Okay? Poi, circolare senza casco durante la guida quando previsto o con casco magari agganciato comporta una perdita di punti sulla patente? No, non mi tolgono punti in questo caso sulla patente. Mi danno solo la sanzione, ma non mi tolgono punti. Il mancato rispetto della distanza di sicurezza da cui si deriva? No, è una stupidaggine questa, ma mi tolgono punti. Il no è riferito che non c'è il casco in testa. Per i punti me li tolgono come, non che non mi tolgono punti. Quindi il disegno non è riferito che guido senza casco, non mi tolgono i punti. I punti me li tolgono perché, cioè, il disegno no vuol dire che non ho il casco in testa. Qua. Poi, il mancato rispetto delle distanze di sicurezza da cui sia derivato un incidente comporta una perdita di punti sulla patente a secondo della gravità con cui è successo l'incidente. Se è solo un tamponamento, no, ma se ci sono già dei feriti, a seconda se è ferito più o meno grave, comporta una perdita di punti sulla patente. Poi, il mancato uso o l'uso improprio delle luci durante la guida comporta una perdita di punti sulla patente. Quindi, qui è quello, praticamente l'uso delle luci, quello che abbiamo fatto, non sto a rivederlo perché lo sappiamo già. Ricordate che anche qui, se io ad esempio nei centri abitati uso solamente luci di posizione, posso togliere i punti sulla patente. Anche qui varia da 1 a 2, 3, dipende un pochettino. Poi il trasporto in sovraccarico o in sovrannumero durante la guida comporta una perdita di punti sulla patente. Quindi se io ho un carico superiore a quello che era portato al mio veicolo o sulla macchina, se il mio veicolo è omologato per 5 e siamo in 6, quindi siamo in un numero superiore, mi tolgono i punti. Altra situazione, l'omesso uso delle lenti d'ambista durante la guida, se prescritta, comporta una perdita di punti sulla patente. Quindi se ho sulla patente il codice 01, che vuol dire guida con gli occhiali, mi fermano senza gli occhiali, mi tolgono, oltre a darmi la sanzione, mi tolgono i punti. Poi, circolare sulla corsia di emergenza, sull'autostrada, al di fuori dei casi previsti, comporta una perdita, qui sono 10 punti subito, e la sospensione che può arrivare fino a 3 mesi. Poi, anche qui, 10 punti subito, e la sospensione, come abbiamo visto. Scusate un attimo. Sì?
La mancata osservanza delle norme che regolano il carico sui veicoli comporta la sottrazione di 3 punti sulla patente. Cosa avevamo detto, se vi ricordate? Io posso sporgere dalle luci di posizione, quindi non dal fianco del mio veicolo, dalle luci di posizione, vi ricordate quanto? Ok? Massimo, quindi sono più largo, ok. La mancata osservanza delle norme che regolano 30 centimetri, non 30 metri. La mancata osservanza delle norme che regolano il traino dei veicoli comporta la sottrazione di 2 punti sulla patente. Non può, ad esempio, io con il mio veicolo che pesa 1 tonnellata posso trainare al massimo un veicolo che pesa 1 tonnellata. Non posso trainare un veicolo che pesa 2 tonnellate. Questo è un esempio, ok? Quindi mi tolgono i punti. Poi si incorre in sottrazione di punti sulla patente se non si dà la precedenza ai pedoni che attraversano la carreggiata sulle apposite strisce. Qua siamo a 8 punti, quindi è tantissimo, però adesso l'hanno peggiorata, perché qui mi pareva il vecchio codice della strada, se non si dà la precedenza ai pedoni che attraversano, che quindi indicava che i pedoni erano già sulle strisce. Il nuovo codice della strada ti danno la multa se i pedoni sono in prossimità delle strisce, quindi ancora sul marciapiede. Quindi c'è il pedone sul marciapiede, chiaramente essendo la parte più debole non si butta, in questo caso qui chiaramente mi devono fermare, mi possono togliere 8 punti, quindi non solamente se il pedone sulle strisce, ma in prossimità. Attenzione che l'esame di guida, questo lo fanno già, non guardano che il pedone sia, e quindi di conseguenza adesso lo faranno ancora di più, non guardano il pedone sulle strisce, ma il pedone sul marciapiede gli devo dare la precedenza. O quantomeno mi devo fermare, perché magari lui è lì che sta aspettando un amico. Per caso lì io mi fermo, se poi lui mi dice che sta, non vuole attraversare, però io mi devo fermare sempre. Poi, sottrazione di punti dalla patente, se non si rispettano le norme prescritte per immettersi nel flusso della circolazione stradale, quali sono? Indicatori di direzione e controllare che non ci sia nessuno che sta arrivando. Poi, sottrazione di punti della patente se non si rispettano le indicazioni degli agenti del traffico e degli organi di polizia, quindi il controllo, fermati, non proseguire, o quelle che sono le indicazioni, anche qui mi tolgono i punti. Si incorre in sottrazione di punti della patente se vi sosta nelle aree riservate senza averne diritto. Prima era 2 punti, adesso abbiamo detto che sono 6 punti, hanno portato 6 punti. Più sempre la multa, chiaro, I punti è un accessorio, la cosa principale è la multa. Quello che sono i punti è un di più. Poi, se incorre in sottrazione dei punti della patente, se si sosta nelle aree riservate senza il diritto, nei pressi del distributore di carburante durante l'orario di apertura. Quindi devo stare almeno 5 metri dall'ultima colonnina. Non posso sostare qui davanti. Altro caso, si incorre in sottrazione dei punti della patente se si sosta nelle aree riservate senza averne diritto, nelle zone dove il marciapiede riporta la segnaletica strisce gialle e nere. Abbiamo visto che questa striscia qui vuol dire divieto di sosta, si trova principalmente dove sono le fermate degli autobus, quindi anche in questo caso mi tolgono 2 punti, dovrebbe essere qua. Oppure lo stesso discorso sulle fermate degli autobus e dei taxi senza avere diritto, anche in questo caso dovrebbe essere 2 punti. O anche dove ci sono gli scivoli per gli invalidi o le carrozzine. Anche in questo caso, se sosto qua, sono altri 2 punti. Non, ecco qua, non comporta, quindi qua non mi tolgono punti, sostare davanti a un passo carrabile. Quindi mi portano via la macchina, mi danno la sanzione, mi portano via la macchina, però non mi tolgono punti in questo caso. Poi non comporta una perdita di punti guidare senza avere con sé la patente, quindi anche qui solo una sanzione amministrativa se non ho la patente, e poi dovrò portare comunque in visione la patente per far vedere che non è scaduta. Poi non comporta una perdita di punti circolare con veicolo a cui revisione è scaduta, quindi al limite mi ritirano la carta di circolazione ma non la patente. Poi, definizione false, lasciare in sosta l'auto davanti a un passo carrabile comporta una perdita di punti sulla patente? No, abbiamo visto di no. Guidare senza avere con sé la patente comporta una perdita di punti sulla patente? Anche in questo caso no. Circolare senza avere con sé la carta di circolazione del veicolo di cui si era guida comporta una perdita di punti sulla patente? Neppure. Guidare senza avere con sé il certificato di proprietà del veicolo di cui si era guida comporta una perdita di punti sulla patente? Neanche questa.
Una vera, finalmente, guidare un veicolo di altro proprietario senza autorizzazione della motorizzazione civile non rappresenta, è per quello che è vera, perché c'è il non rappresenta un'infrazione, allora è per quello che è vera. Se no, reati sono di nuovo falsi, circolare con un'attrezzatura dotata di 8 posti, compreso il conducente, con patente di categoria C, comporta una perdita di punti sulla patente? No. Se è dotata di 8 posti, compreso il conducente, con patente di categoria C, anzi, è una patente superiore, quindi tanto meglio. Circolare in un giorno festivo, se io invece avessi solamente la patente A, per cui non può, ecco, con una patente inferiore non posso guidare l'autovettura, perché la patente A sarebbe per la moto. Allora lì sì che potrebbero togliermi i punti e sospendere la patente e datemi i punti. Ma se io ho la patente di un autocarro o di un autobus, quindi una patente superiore, perché per prendere questa patente qua io dovevo prima avere la patente B, è chiaro che avendo una patente superiore non posso dare una sanzione. Poi, circolare in un giorno festivo con un autocarro carico di massa complessiva pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate comporta una perdita di punti sulla patente? No. Perché? Non so perché fanno queste domande che sono per le patenti. Ma comunque, giorno festivo io non posso circolare se supero le 7,5 tonnellate, ma in ogni caso devo avere la patente C, non la patente B. Qui addirittura inferiore a 3,5 tonnellate. Poi, circolare un veicolo che non sia stato sottoposto alla prescritta revisione periodica comporta una perdita di punti sulla patente, neppure questo. E le domande non me le faccio, perché qui sono talmente tante che rischieremo proprio di confonderci. Iniziate a studiare un pochettino, cosa vi devo dire? Iniziate a fare qualche quiz su questo, perché vedete che qui fare domande adesso è inutile, perché abbiamo detto talmente tante cose che non avete potuto, avete avuto modo di memorizzare. Ciao Marco. E niente, ci vediamo domani, Giovedì, ci vediamo domani. Sì, ok. Vi mando intanto lo schema del nuovo codice della strada, cos'è variato. Ok, però, va bene. Attenzione, non tenetene conto per quanto riguarda le domande dei quiz, perché le domande dei quiz non sono ancora variate, quindi anche se vedete una diversità tra quello che vi mando, come ad esempio l'attraversamento sulle strisce pedonali che prima era 2 punti, adesso l'hanno portato 8 punti, non compilatelo in considerazione. Pigliatelo solo in considerazione a livello non di quiz, ma a livello di effettiva regolamentazione, ok? Perché i quiz li cambieranno, ma ci vorrà almeno un annetto prima che cambino i quiz. Ok? Ok, Pepe. Ci vediamo grazie, domani. Grazie, ciao. Ciao, ciao, Pepe. Buon pomeriggio. Ciao, Pepe. Ciao. Ciao, grazie.